No, volevo dire due cose a proposito del PD e di quanti Sì. PD esistono, nel senso che prima di tutto gli accordi, Minniti ha fatto un gran lavoro sulla base di accordi fatti in Libia che tenevano gli immigrati in Libia. Quella stessa Libia dove adesso però non si possono più riportare immigrati secondo sempre il PD. E poi c'era un altro PD, c'era il PD di Renzi, che ha accolto centinaia di migliaia di immigrati all'anno, lasciando le porte completamente e i porti completamente aperti in cambio di flessibilità europea. E poi c'è il PD attuale che ieri, per bocca di Faraone, proprio da questi schermi, Sì. all'aria che tira, incalzato da me, ha ammesso che sin dal primo momento di questa vicenda, che è illegale sin dalle prime mosse, perché sappiamo che questa nave è andata a prendersi migranti in aree territoriali libiche sotto il controllo della Guardia Costiera libica e ha pervicacemente perseguito il fatto di portarli qui. Sin dal primo momento loro erano in coordinamento con la capitana della Sea-Watch, lo ha detto lui, ha detto noi volevamo andare subito a Lampedusa. La capitana ci ha detto no, non lo fate, prendevano ordini da questa signorina, non lo fate perché in questo momento mediaticamente non è opportuno e quindi mi ha detto Faraone, noi siamo venuti qui quando lei ci ha detto di venire. No, Voi faccio vi rendete vedere. conto di Questa è cosa la stiamo, prima di cosa pagina stiamo? della verità di oggi e il titolo appunto è questo, no? Giusto per capirci, no? E questa è la vicenda che stavi raccontando adesso. Il Voi vi PD rendete prende gli conto di ordini cosa dalla stiamo capitana, parlando? eh? Stiamo parlando di violazione dei confini con la complicità di parlamentari della Repubblica Italiana. Stiamo parlando di questo. Non stiamo parlando di 40 persone da sbarcare, da Scusami distribuire. Massimo, una cosa rapidamente, ti voglio chiedere una cosa. A proposito, io accennavo prima alle prime mosse che dovrebbero arrivare dalla Procura di Agrigento, cosa pensi a proposito della magistratura, riguardo questa vicenda? Ma lì sappiamo che c'è il PM Patronaggio Sì. che non è stato mai tenero nei confronti del ministro Salvini e del governo in generale. Però nel frattempo è entrata in vigore una nuova legge che si chiama Decreto Sicurezza 2. Sì. Io mi auguro e mi aspetto sempre, venendo spesso smentito purtroppo, che la magistratura applichi le leggi di questo paese. È la cosa per la quale è la funzione che ha. È un ordinamento dello Stato preposto ad applicare le leggi applicate a questo Stato, non Chiaro. un potere dello Stato che si arroga il diritto di disapplicare le leggi dello Stato. Toro